In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Il potere si mette sul piedistallo, si divinizza per dominare gli uomini. Cesare Ottaviano diventa Cesare Augusto, cioè degno di venerazione, divino. E per dimostrare quanto è grande il suo potere, ordina che si faccia il censimento di tutto il mondo. Ottaviano, il divino, ordina che si censisca tutta la terra abitata, l'impero, per dominarla, per sottomettere tutti, per riscuotere le tasse. Il potere si divinizza per dominare. E Dio cosa fa? Dio fa esattamente il contrario. Dio si umanizza, Dio diventa uomo per servire, per dare la vita. A voi la scelta. Potete seguire la strada del divinizzarvi per dominare, o potete seguire la strada dell'incarnarvi, del farvi piccoli per servire. Per loro non c'era posto nell'alloggio. L'alloggio palestinese normale era fatto di due vani, il primo più sicuro, scavato nella roccia o nel tufo, più pulito, più sano, dove si conservavano gli alimenti e dove c'è la mangiatoia. Poi un'unica stanza esterna in muratura dove si svolge giorno e notte tutta la vita della famiglia. Qui si cucina, si mangia, si dorme. Quando una donna partorisce, secondo il libro del Levitico, è impura. Tutto quello che tocca diventa impuro. Le persone che lei avvicina diventano impure. E quindi Maria non può stare lì nell'alloggio con gli altri. Deve andare nella parte interna. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Al tempo di Gesù i pastori erano dei disgraziati, la feccia della società, una sorta di paria. Si diceva in ambito religioso che quando il Messia avesse fatto la sua comparsa sulla terra, i pastori sarebbero stati i primi a essere ammazzati. Ecco perché furono presi da grande timore. Consapevoli della propria indegnità, temono che Dio li voglia distruggere. E invece accade una cosa incredibile. La gloria del Signore li avvolge di luce. Proprio loro, che non erano nulla per nessuno, avvolti di luce nella gloria del Signore, come in un abbraccio, ricevono l'annuncio che il Messia, il Dio incarnato, il Salvatore, è venuto proprio per loro, lontani, maledetti, disgraziati, ladri, violenti. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi pastori, per voi emarginati, per voi impuri, un Salvatore che è Cristo Signore. La visione della religione del tempo si ribalta. Non esistono più uomini e donne impuri, lontani da Dio, e soprattutto Dio non chiede agli uomini di purificarsi per essere degni di accoglierlo. La salvezza si è fatta presenza. Chi l'accoglie diventa puro, diventa figlio, abbracciato dall'amore del Padre. Questo brano che apre il Vangelo di Luca ci dice qualcosa di simile all'ultima pagina del Vangelo, quando
un delinquente, un ladro. Il buon ladrone verrà accolto nel paradiso. Il Vangelo smentisce, cancella la visione del Dio giudice, castigatore, minaccioso. Dio si incontra con il peccatore e lo avvolge con la luce del suo amore. Non c'è nessun uomo, nessuna donna, qualunque sia la sua condizione, che possa sentirsi esclusa, escluso dall'amore di Dio. Chi è Dio? Dio è misericordia. Dio è un amore che è attratto proprio dalle nostre povertà. La misericordia non è un dono concesso a chi chiede perdono. Gesù dona il perdono prima che gli venga chiesto. In tutto il Vangelo accade così. Lui dona il perdono prima che gli venga chiesto. E sulla croce griderà: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. La misericordia di Dio viene prima di tutto, anche prima della tua richiesta di perdono. Non ti fa innamorare Dio con il suo amore per gli ultimi, con la sua scelta di umiltà, con la sua scelta di essere pastore e non re? Chi è più bello di Dio? Come fai a non essere pazzamente innamorato di Dio, di Gesù? Chi sono i pastori di oggi? Chi sono le persone più disgraziate? Chi sono i più lontani dalla società? Chi ha meno diritti? Chi oggi è trattato peggio delle bestie? Chi sono i casi disperati? Quali sono le persone che la società vuole eliminare? Lascio a voi di trovare la risposta a questa domanda, ma vi trasmetto una certezza, una verità di fede. Se Gesù nascesse oggi, è quelle persone che verrebbe a cercare, e a loro per prime che rivolgerebbe il suo messaggio di salvezza. E ai pastori che Gesù si rivolge, ai pastori di ogni tempo. E lo stile di Gesù è per noi cristiani un compito. O il messaggio cristiano di salvezza e la liberazione di cui siamo messaggeri e portatori comincia da queste persone più scartate, oppure abbiamo tradito Gesù Cristo, abbiamo svuotato il cristianesimo dal di dentro, è diventata solo più un'ipocrisia, e noi non siamo meglio dei farisei contro i quali Gesù si scagliava 2000 anni fa. Faccio vivere il Natale se faccio nascere ogni giorno in me e attorno a me l'impegno per una società giusta, solidale, non violenta, accogliente, contraria ai pregiudizi.